E allora, Walter, è una grande occasione allenare una nazionale. Sì, intanto grazie, devo ringraziare la Mara e tutti chi hanno organizzato questa occasione di fare l'allenatore della nazionale, tra l'altro di jazz, tra l'altro a Perugia, dove è la capitale del jazz. E come ha detto Sandro, questa è una partita che loro che l'hanno già vinta per 30 anni, speriamo veramente di cuore che il 5 luglio ci sia tantissima gente, perché servono partite, iniziative così, che servono per aiutare i bambini che hanno più bisogno di noi, insomma tutte le persone che hanno bisogno. Sandro, continua il vostro impegno, sempre con grandissimo successo dovunque andate. Sì, la Nazionale Cantanti fortunatamente riesce a dare un entusiasmo proprio alle associazioni, a quelle che sono i media, a quelli che sono i trampolini di lancio delle nostre partite. Quindi è attraverso l'entusiasmo che poi si genera la voglia di partecipazione, la voglia di aggregazione e soprattutto quella voglia di fare qualcosa per gli altri, che poi è una cosa che hai dentro, che ti porti dentro negli anni, venendo a conoscenza purtroppo di tante cose brutte e negative che la vita sempre ci fa conoscere. Sarebbe meglio di no, ma purtroppo si vive in mezzo a tante cose oramai distanti anche da una realtà semplice, quindi si cerca di fare qualche cosa dove si può e soprattutto nel sociale. E poi vedi, c'è anche l'occasione per ritrovare vecchi amici come Walter, che lui non si ricorda che io sono genuano, ma lui è stato per molti anni, no, sulla panchina della Sampdoria. Cinque anni. E ho vinto anche diversi derby. Ha fatto grandi cose. E questo è un altro derby nel derby, dai, sarà un genuano e un sampdoriano proprio qui a Perugia. Sarete presenti ovviamente con la formazione migliore. Ma sì, la Nazionale Cantanti si presenta sempre con il massimo di quello che può, chiaramente. Qua ci sarà Nicolò Fabi, Barbarossa, Ruggeri, Masini e poi ci sono molti giovani attualmente che ne fanno parte, da Antonio Maggio a Casillo, ai Sonora, quindi insomma c'è Renzo Rubino che è un portiere che è un po' così, si è quasi improvvisato portiere, quindi non è un grande portiere, ma anche lui ha il grande cuore per la partecipazione. Walter, come farei a giocare i jazzisti? Ma intanto i moduli non contano in questa partita. Io credo che sia fondamentale divertirsi, entusiasmare, portare entusiasmo al pubblico e far divertire la gente, che io sono convinto che i perugini risponderanno alla grande, perché veramente la Nazionale Cantante in questi 30 anni hanno dato tanto e speriamo che non mollino, che non ci sia mai crisi per loro, che riescono sempre a dare sempre dei giovani cantanti. Tra l'altro, come ha detto lui, io seguo X Factor, seguo tante trasmissioni dei cantanti nuovi, i talent, veramente ci sono dei talenti bravi e poi ci sono dei giocatori veramente bravi, tra l'altro, sì, tra di loro. Guarda, siamo benedetti anche dalle campane, quindi voglio dire, abbiamo tutte le possibilità per far bene.